Vi è mai capitato di arrivare a casa dopo un bel giro in bici e di non riuscire quasi a scendere dalla stessa e-bike per un forte dolore alla schiena? Seguitemi e vi spiegherò come evitarlo. Amici di Boto.it, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'allenamento. Il tema della puntata è la schiena, come proteggerla, come strutturarla per permetterci così di riuscire in bicicletta meglio, più in sicurezza e sicuramente divertendoci molto di più. La schiena è un elemento molto complesso, i motivi per cui può far male sono tantissimi, ma noi ci soffermeremo esclusivamente sul motivo per cui bisogna lavorare sulla schiena per migliorare la nostra bici. Essenzialmente i motivi possono essere divisi in tre. Il primo è quello naturalmente di protezione. Un'uscita di 2 ore, 3 ore, bisogna poter arrivare a casa con la schiena sempre in ordine e quindi proteggerla per non avere dolori alla fine della giornata. Il secondo motivo va spiegato un pochino meglio, ovvero il comparto lombare, quindi vertebra lombare e bacino, possono essere definite il nostro telaio. Più questa struttura è rigida, è strutturata e forte, più noi potremo attivare le nostre gambe durante la pedalata e quindi avere maggiore spinta sui pedali e soprattutto meno stress sulla schiena. Quindi il nostro telaio molto rigido ci permetterà di avere questa miglioria. Sempre partendo dal punto di vista del telaio, quindi della schiena, in questo vista e con quest'ottica, avere un telaio rigido, strutturato, non rigido, ben protetto e forte, ci permette anche di utilizzare le gambe meglio come ammortizzatore durante la discesa e nelle conduzioni, nelle curve, e nello stesso tempo di avanzare, di avere una struttura che ci permette di avanzare un po' di più la nostra posizione, di essere più centrali e caricati bene sull'anteriore, in modo da guidare sempre la bici e da non farci invece guidare. Quindi, tre sono i motivi per cui bisogna lavorare bene sulla schiena. Come però bisogna allenarla? Quali sono i metodi, quali sono le strutture, gli esempi migliori per poter fare un buon lavoro, sempre tenendo presente che si possa fare anche in solitaria in un ambiente aperto come siamo noi oggi? I pilastri su cui basare il nostro allenamento sono essenzialmente tre. Il primo è la mobilità articolare, il secondo è lo stretching e il terzo è il potenziamento muscolare. La mobilità articolare va intesa in questo modo. Noi muovendo le articolazioni permettiamo ad esempio ai dischi intervertebrali di idratarsi. Nello stesso tempo avere i capi articolari, avere i punti articolari che funzionano, che si muovono, vuol dire averli ben lubrificati e ben idratati. Lo stretching è un evergreen, tutti lo conoscono, tutti lo avranno fatto prima o poi bene o male e quindi è comunque molto utile. Va bene come tipo di allenamento, come tipo di pratica alla fine di una giornata di bici per scaricare le tensioni muscolari, per scaricare le articolazioni, ancora meglio se invece lo prendiamo in considerazione come lavoro a sé stante. Lavorare sullo stretching significa lavorare per allentare le tensioni della muscolatura, limitare la possibilità che queste si contraggano e da lì poi che possano esserci dolori. Non immaginiamo però lo stretching inteso solo per la schiena. In questo caso dovremo lavorare sia sulla muscolatura delle gambe, che vedremo poi dopo come, che quella dei glutei, che infine naturalmente per quel che riguarda la schiena. Il potenziamento muscolare è, in parte l'abbiamo già visto nella puntata del preatletismo, molto importante. Vuol dire lavorare per rinforzare non soltanto il retto dell'addome per avere la famosa tartaruga, significa lavorare sulle nostre gambe, significa lavorare sui glutei, anche su muscoli che noi praticamente conosciamo ben poco. Andiamo invece a vedere nel dettaglio quali possono essere gli esercizi che ci possono aiutare in questo tipo di attività. La mobilità articolare io indicherei due esercizi molto importanti. L'anteroretroversione del bacino, un tempo in un programma di Bonolis la chiamavano Elvis de Pelvis, quindi questo tipo di movimento che permette di idratare i dischi intervertebrali, di cui abbiamo accennato prima, e lubrificare bene l'articolazione. Una buona mobilità di questo, inoltre, attiva anche muscoli posturali che noi utilizziamo pochissimo, che in questo modo diventano consci del fatto che esistono e che possono muoversi. Quindi anteroretroversione del bacino, ottimo come tipo di esercizio. Il secondo che vi consiglio è un esercizio da fare in quadrupedia, allargando la gamba in modo tale da mobilizzare bene tutta la parte, il comparto del femore e nello stesso tempo anche l'articolazione sacroiliaca, un'articolazione che ha pochissima mobilità, qualche millimetro, ma che spesso crea parecchi danni proprio perché è soggetta a forze di tensione molto molto elevate. Lo stretching, ci sono enciclopedie intere di esercizi, quindi è più difficile focalizzarci.
Io vi consiglio di lavorare molto bene sugli ischio-crurali, quindi la parte posteriore della coscia. Nel mio caso, gamba distesa, il busto che si avanza, in modo da stirare tantissimo la parte posteriore della coscia. Un buon lavoro sul quadricipite, possibilmente focalizzandoci sul retto femorale, che è quello che si inserisce sul bacino. I due muscoli che secondo me vanno lavorati, vanno allenati in modo fortissimo sono lo psoas e il piriforme. Lo psoas si può fare un lavoro che è il cavalier servente, che è un ottimo lavoro anche meditativo se vogliamo, se siamo in un bel ambiente ci può stare. Infine il piriforme. Il piriforme è un altro muscolo sconosciuto ai più. Molto interessante perché collega femore a tutto il comparto dell'osso sacro, quindi un altro muscolo posturale. Come per lo stretching, anche nel potenziamento gli esercizi sono tantissimi. Diventa difficile fare un elenco del telefono. Individuiamone alcuni che possono essere svolti in ambiente aperto, anche senza attrezzi. Naturalmente chi va in una palestra avrà una scelta molto più ampia, ci saranno anche gli istruttori che potranno aiutarlo nella scelta e consigliarlo al meglio per ottenere un buon risultato. Noi pensiamo di parlare di questo genere. Abbiamo parlato prima degli ischio-crurali, sicuramente è un gruppo muscolare che bisogna allenare benissimo. Ottimo il lavoro con il TRX da questo punto di vista. Non dimentichiamoci lo squat, di cui abbiamo già parlato nella puntata precedente, perché come dicevamo è forse l'esercizio migliore per lavorare sia sulla quadricipite, di nuovo sugli ischio-crurali, sui glutei e parte della schiena. Se poi prendiamo anche la variante che viene definita sumo squat, quindi aprendo maggiormente le gambe e quasi fosse la posizione del lottatore di sumo, noi andremo a lavorare ancora di più sui glutei e quindi andremo a strutturare ancora meglio il nostro bacino. Ce ne accorgeremo poi, soprattutto in discesa, di come avere un bacino bello strutturato, bello tonico, ci permette di guidare con più sicurezza. Non dimentichiamo i lavori per il retto dell'addome, la tartaruga comunque piace e potrebbe anche servire, quindi il crunch è un buon lavoro da fare ed il plank, un lavoro isometrico che lavora tantissimo sul retto dell'addome. Quindi in questo modo abbiamo iniziato a lavorare sulla nostra schiena. Ultimo esercizio di cui vorrei parlare è il plank obliquo, quindi sempre un lavoro isometrico che permette una tonificazione degli obliqui. Così facendo noi andiamo a fare un buon lavoro per la nostra schiena, che ci permetterà di guidare con maggiore sicurezza e sicuramente più divertimento. Nella prossima puntata parleremo invece in modo più dettagliato del tronco, spalle, braccia, perché bisogna allenarle, come bisogna allenarle, quali sono i segreti per avere quindi una guida più sicura ed efficiente. Per adesso vi saluto, ciao dal vostro Marco Tagliaferri.